Non so se avete mai guardato una forchetta, una comune forchetta. A osservarla bene, questa parte di sopra è come una mano, la parte di sotto è come il gomito, quindi la forchetta può essere anche modellata come noi modelliamo, ovviamo le dita. Si prende una pinzetta e si può piegare. Per esempio, ecco una forchetta molto chic per i pranzi di gala. Invece per le signore che hanno problemi di dieta, ecco una forchetta chiusa. Una forchetta per indicare sul menù quello che si vuole scegliere. Una forchetta per una segnaletica sul fumo e una forchetta per chiedere permesso, una forchetta per l'autostop, eccetera. Qualche anno fa una delle direttrici del Museo d'Arte Moderna di New York era venuta a trovarmi e io le avevo fatte vedere le forchette e gliene avevo regalata una. Dopo qualche mese mi arriva una lettera dove io leggo: ma insomma, io non posso più andare a mangiare senza che mi venga in mente Bruno Munari. Allora, l'ospite di oggi è Peppe Finessi, designer, allievo di Munari, allestitore di una mostra molto bella su Munari, insomma un munariano. Sicuramente. Adesso vediamo insieme una scheda su Munari e poi chiacchieriamo. Le macchine sono noiose di solito, hanno quel movimento costante, così continuo, ritmico, addirittura ossessionante. Come si può fare a far sì che le macchine facciano dei movimenti diversi, soprattutto non ripetitivi? Per esempio questa macchinetta qui a molla, vediamo cosa può fare. Ecco, vedete, questa qui ha un movimento che non è proprio uniforme e è un po' diverso. Anche questa, per esempio, questa qui addirittura può cantare come un uccellino. Questa qui invece è una macchinetta visiva che fa vedere delle combinazioni di colore secondo come ruota. Artista come formazione, partecipò da giovanissimo al movimento futurista, Bruno Munari ha portato nel disegno dell'oggetto l'idea della ricerca e della sperimentazione sulle forme, considerate non solo come soluzione funzionale, ma come espressione della cultura di un'epoca e di una società. Uno dei primi oggetti che ho fatto nel design è questo portacenere cubico, progettato circa 30 anni fa, che si vende ancora adesso. Il primo oggetto di Munari, che esisteva già in certi prototipi che lui aveva già fatto, è stato il posacenere cubico. Posacenere cubico che è questo. E in un primo momento, proprio per le esigenze tecniche di produzione, è stato realizzato tramite un'organizzazione estremamente artigianale come gli argentieri, perché è eseguito completamente a mano. Questo ed è nato il posacenere in lottone argentato, che non si vede un po', questi sono pezzi storici. Eccetera. Questo è stato il primo oggetto che noi abbiamo realizzato in Munari. Questo portacenere ha la funzione di nascondere le cicche e la sporcizia che normalmente
invece si vede negli altri portacenere. Per esempio, quando si è a tavola che qualcuno fuma, si ha davanti un piatto di cibo e vicino un piatto di sporcizia. Questo non è bello. Allora ho pensato come fare a nascondere questa sporcizia e ho pensato a questo portacenere. Questo ha forma cubica perché la parte interna è fatta con una lamierina tranciata e la forma cubica è logica perché si può mettere dentro anche senza guardare. Questo è stato il primissimo oggetto che noi abbiamo messo in produzione in questa variante e in quest'altra variante, sempre diciamo, chiamiamola artigianale, questo alluminio con questo trattamento era una vernice molto, molto rugosa, molto resistente, per cui anche a colpi non si scrostava, era proprio veramente molto, molto forte. Ed era poi questo stesso, diciamo, tipo di trattamento è stato portato su un servizio per scrivania, dove c'era dentro il posacenere, il portamatite, il portaspilli, dentro una scatola di alluminio rettangolare che si chiudeva. Cioè, questo ha avuto tutta una serie, tutto un suo iter, e in ogni caso è uno di quegli oggetti che è rimasto in produzione per sempre, perché con l'avanzamento, diciamo, delle nostre, chiamiamole, possibilità, siamo arrivati a un certo punto, dopo non tanto tempo, forse intorno agli anni 60, 61, a portare questo oggetto in produzione in melamina. Melamina è un materiale che non è una plastica, è una resina molto, molto resistente, che resiste al fuoco, e contemporaneamente al formato piccolo è stato fatto anche il formato grande 8x8x8. La prima edizione di questo posacenere da pavimento, che era un'idea veramente particolare, Munari le aveva voluto rosso, diciamo, l'alluminio era anodizzato, l'esterno di questi tubi era un rosso fortissimo, particolare, e un verde molto forte, particolare. Perché secondo Munari, questi oggetti che dovevano andare nei corridoi, nelle cose, diciamo, pubbliche di passaggio, dovevano avere un segnale un po' come, diciamo, gli elementi antincendio, che sono sempre di colore molto forte. Spesso confinati alla dimensione della serie limitata, come nel caso della ricca produzione per Bruno Danese, i suoi oggetti contengono sempre un valore educativo, un invito all'utilizzatore a scoprire negli strumenti quotidiani il significato più profondo del vivere civile. Impegnatissimo sul fronte della pedagogia vera e propria, ha inventato e sperimentato nel corso di tutta la sua vita i laboratori per l'infanzia, in cui il suo metodo di progettista giocoso diventa per il bambino strumento di scoperta e di conoscenza del mondo. Ciao. Se ascolto, dimentico, se vedo, ricordo, se faccio, capisco. Ecco una forchetta molto chic per i pranzi di gala. Nell'ultima mostra che ho fatto in Giappone al Castello dei Bambini, ho esportato circa 45 metri cubi di nebbia di Milano. In Giappone i giornali hanno scritto che io ero in pieno nello spirito zen. Per Munari è stato fondamentale il rapporto diretto con il pubblico, più che con l'industria. Grafico, art director di infinite collane e pubblicazioni, autore di performance visive, sperimentatore di tutti i mezzi per la produzione dell'opera d'arte, ha anticipato l'idea di un design multimediale.
Quello che io cerco di fare nella mia attività è di mettere insieme il gioco con la tecnica, il caso con la regola, l'equilibrio degli opposti. Beppe Finessi, non Peppe, vero? Sì. Sulla scheda mi hanno scritto Peppe, l'hanno romanizzato. Allora, Beppe Finessi, lei ha definito Munari uomo progetto, uno straordinario progettista dall'approccio metodologico rigoroso, ma nello stesso tempo un grande umorista, dotato di una ironia inesauribile che spargeva su se stesso e su tutto il resto. Cosa fece, per esempio, quando lo nominarono, mi pare, grande ufficiale della Repubblica? Sì, cavaliere della Repubblica. Lui, per sdebitarsi, mandò alla Repubblica Italiana, al Presidente, al Quirinale, mandò il nuovo progetto grafico del diploma, perché ha detto che quello era un po' vecchio. Brutto, vecchio. Sì, sì, per cui per sdebitarsi, perché questo è anche nello spirito, non solo il rivedere un progetto quale possa essere quello di un diploma, ma la generosità quasi, no? Anche del gesto che poi è... È stato rinnovato sul progetto di Munari, no, il diploma? Non credo. È rimasto gli non svolazzi? Credo, non credo. Credo sia rimasto quello. Ecco, Munari era un grande osservatore, saper vedere per poi saper progettare. È vero che osservava le stelle per progettare poi i gioielli? Sì, perché c'è stato nel 20-25 anni fa, Munari fu chiamato da un piccolo industriale lombardo per progettare dei gioielli e pensò proprio di mettere in qualche modo su questi dischetti che aveva immaginato essere la forma più semplice da portare al collo, perché pensava di immaginare dei ciondoli, diciamo così, di disegnare, di ricostituire le costellazioni, per cui nacquero per questo questa collezione di gioielli forati, in cui la cosa straordinaria è che al posto del solito brillante, in pieno spirito munariano, c'era un buco. Per cui un foro, per cui il gioiello era la luce, o la pelle delle persone, insomma. A sentire Munari, uno dei suoi, diciamo così, competitori più temibili era il mare da lui considerato un grande artigiano, lui considerava il più grande artigiano del mondo, che non aveva problemi di distribuzione, che poteva distribuire tutto da solo. Sì, che poteva arrivare in qualunque punto, che odiava gli spigoli, e quindi tutti gli oggetti che il mare ci regala sulla spiaggia sono degli oggetti arrotondati, levigati dall'acqua e dalla sabbia, che lui giustamente considerava come carta vetrata senza carta. Quindi sapientemente invecchiati. Ora parliamo di Munari e i bambini. Munari e l'infanzia, una passione per i bambini, sì, che io condivido, perché ho quattro figli e neanche un nipote, e sono disperato per questo. Munari viveva per i bambini, io credo, perlomeno negli anni in cui anch'io ho potuto... Quali erano i motivi di questo suo amore per l'infanzia? Lui diceva semplicemente: i bambini sono il futuro, e credo che sia poi talmente ovvio e talmente forte che da quando, dal 40 in poi, quando nacque suo figlio Alberto... siccome non esistevano, a quanto ci raccontava poi lo stesso Munari, non esistevano dei libri adeguati all'educazione, lui stesso si mise a pensare dei libri che all'inizio produceva artigianalmente lui stesso per educare in forme nuove il proprio bambino. Per cui... Poi ne vedremo alcuni, ma forse oltre che gli infanti, Munari amava l'infanzia come stato di grazia permanente, dal momento che diceva che era bello raccontare storie fantastiche a chi ha conservato l'infanzia dentro di sé, quindi anche a me e anche a lei, se l'abbiamo conservata. Speriamo. Se lui diceva conservare l'infanzia dentro di sé per tutta la vita, eccetera, eccetera. E quali sono state le creazioni più famose di Munari per i bambini? Molti di questi libri. Sicuramente molti di questi libri, qui forse alfabetiere. L'alfabetiere. Potrebbe essere, sì, e non abecedario. Ecco, perché non abecedario?
perché Munari, che pensava ai bambini e non ai grandi, soprattutto quando lavorava per i bambini, ha pensato di scrivere un nuovo abecedario, ma che invece dove al posto dell'ordine alfabetico, l'ordine con cui sono messe le lettere è l'ordine con cui il bambino le può imparare. Cioè Munari aveva individuato le lettere che si sarebbero apprese più facilmente. Certo, per cui comincia con le vocali e poi finisce con gli usci, eccetera, eccetera. Più difficilmente. Sì. E diciamo i bambini facevano rapidi progressi col suo... Sì, poi invitava i bambini a ritagliare dai giornali, dai quaderni, delle altre lettere e a comporle poi su questo libro che aveva molto spazio bianco, per cui il bambino poteva intervenire e realizzare il primo proprio libro. Ecco, poi oltre a numerosissimi giochi ludici, chiamiamoli così, c'è pure un libro di favole che contiene Cappuccetto rosso, verde, giallo, blu e bianco. E bianco, quindi, che è una rivisitazione della celebre favola. Certo, abbiamo questo deve essere Cappuccetto verde. Sì. Poi c'è quello giallo. Cappuccetto giallo, blu e poi Cappuccetto bianco non c'è. Non c'è perché le pagine sono bianche, perché tutto quello che succede è sotto la neve, sotto le lenzuola, sotto in una foresta coperta di neve e tutto il resto. E quindi i bambini erano invitati a immaginare le illustrazioni sulla pagina bianca. Munari si divertiva molto perché diceva che i bambini capivano tutto e i grandi invece rimanevano spesso senza parole, anche un po' perplessi. Ecco, lei nel suo catalogo ha scritto che il concettuale di Munari arrivava immediatamente ai bambini. Sì. Mentre sicuramente, visto con gli occhi dell'arte, se possiamo dire così, Cappuccetto bianco è una delle opere più alte d'arte concettuale dello stesso secolo, io credo, certo. Che però è fatta per i bambini, come sempre per Munari. E perché Munari non ha fondato una scuola per bambini o formulato un metodo pedagogico? In fondo è il più grande pedagogo italiano dopo la Montessori, forse anche prima. Questo non lo so, ma lui ha fatto negli ultimi 20 anni, dal 79 in poi, ma ci lavorava già da tempo, ha cominciato a costituire questi laboratori secondo il metodo Munari che i suoi collaboratori poi continuano a portare. Ma secondo avanti. Lei la scienza psicologica infantile italiana, cioè gli studiosi, docenti, terapeuti, hanno capito l'importanza di Munari e dei suoi oggetti? Credo in parte. Munari si vantava, no, perché vantare direi che non è una parola che si accorda con Munari, però si divertiva molto a pensare di essere conosciuto da persone di ambiti diversi e chi conosce il Munari design non conosce il Munari educatore, chi conosce il Munari artista non conosce il Munari poeta, eccetera, eccetera. Oh, gli oggetti di Munari spesso hanno una dimensione in più, e cioè sono le parole... sempre di grandissima grazia umoristica, con le quali egli avvolge i prodotti, nel proporli, nello spiegarne nella funzione, l'uso. Prendiamo per esempio la ciotola Maldive. Cos'è la ciotola Maldive? La ciotola Maldive è un piccolo oggetto realizzato in lamiera, tagliata e piegata e poi con un punto di elettrosaldatura che praticamente con questo semplice gesto del taglio e del risvolto e poi del punto di elettrosaldatura che ferma questi due lembi della lamiera viene regalata, diciamo così, una terza dimensione a un foglio altrimenti piatto che diventa a quel punto un contenitore. Sì. Ecco, Munari si domanda a che cosa serve una ciotola di questo tipo e si risponde: può contenere piccoli dolci da offrire agli ospiti, oppure un uovo di struzzo in piedi, o 100.000 grani di orzo contato, può contenere noci o mandarini, può contenere un sacco di cose, naturalmente il sacco sarà di tela bianca con cuciture color senape nero e via descrivendo il sacco, e conclude: personalmente io la ciotola la tengo vuota. Sì. Ecco, questo è un Munari che ricorda... Queste erano le sue presentazioni che faceva. Ricorda sempre. Achille Campanile, proprio un grande umorista surreale, ma forse direi che l'apice dell'umorismo lo raggiunge in questo libretto sull'arancia, in cui lui descrive l'arancia come se fosse un oggetto di design molto raffinato e sofisticato,
usando proprio la vostra terminologia, sì, la terminologia sì, sì. dei design, secondo me vi sfotte anche un Beh, po'. Beh, sicuramente, sicuramente, anche perché erano gli anni del boom economico. Questo libro esce la prima volta nel 1963 ed erano gli anni appunto del grande boom e anche comunque del primo momento di successo italiano del design, e Munari, che ne era comunque uno dei protagonisti, prende in giro tutti sicuramente con questo libretto in cui descrive questo oggetto come se stesse parlando di una macchina. Quindi se ne consiglia la lettura perché è irresistibile. Sì, questo. È irresistibile. Ecco, Munari, come lo definisce lei, implacabile ragionatore. Ragionatore anche per assurdo. Cioè lui scardina una regola e ragiona sul paradosso che ne deriva, cioè ricostruisce una razionalità al contrario, sì. rovesciata. Ma questo non è un po' Pirandello, Munari come raisonneur pirandelliano, che dici? Ma forse sì, c'è questa cosa che lui usava spesso e faceva esempio agli allievi del ragionare sull'uso del vietato. Ecco. Che è un concetto munariano proprio, è lampante l'esempio delle xerografie originali, che sono queste opere d'arte prodotte da una macchina che normalmente dovrebbe produrre delle copie sempre uguali, quindi prive di valore, con il gesto di Munari che ragiona su quello che normalmente viene proibito, questa macchina comincia a produrre delle opere d'arte perché oggetti sempre diversi. Ecco, questo è anche un po' il senso del discorso che stiamo per ascoltare, che è quello di Bruno Danese, che come lei sa bene è stato collezionista, editore. Molto vicino a Munari per più di 40 anni. Molto sì. vicino a Munari, che ci dà qualche rudimento su ciò che si intende per arte moltiplicata. En passant, diciamo che Danese ha prodotto anche oggetti disegnati da Enzo Mari. Munari propone anche gli oggetti, gli elementi, come dire, di arte moltiplicata. È il momento in cui Munari, in Italia e altri all'estero così, in Francia, specialmente in Germania, comincia la ricerca e la divulgazione dell'arte moltiplicata. Che cosa vuol dire l'arte moltiplicata? È un concetto, chiamiamolo di principio, in cui si nega che il gesto artistico, che viene venduto come gesto unico, in effetti non è che una ripetizione in maniera diversa dello spirito dell'artista. Per cui il gruppo Munari in Italia con altri, in Germania, in Francia, in varie gallerie, eccetera, così, nasce questa idea dell'arte moltiplicata, in cui il primo esemplare è uguale al centesimo, al millesimo, al milionesimo. La scultura da viaggio, a parte l'oggetto moltiplicato, firmato e numerato, questo è il numero 47, noi ne abbiamo fatto 1000 esemplari, costavano 1000 lire l'uno, con la sua custodia particolare, firmata da Bruno Munari sia interno che sulla custodia, e diciamo la scultura da viaggio, che è una scultura, Munari oltretutto gli ha, come dire, legato a questa idea un fatto molto... come potrei dire, molto, molto leggero, molto umano. Cioè fa un discorso, c'è un testo bellissimo che dice: tu vai nelle tue camere d'albergo, sei il rappresentante che gira in giro per l'Italia, per il mondo, e in fondo arrivi in una camera d'albergo che sia bella, che sia lussuosa, ma comunque assolutamente anonima, e tu prendi dalla tua custodia, che era una custodia piatta, tiri fuori la tua scultura da viaggio, te la metti sull'armadio e hai un tuo simbolo, un tuo segno personalizzato. E personalizzato non attraverso un oggetto qualsiasi, ma attraverso un oggetto d'arte. E questa è la storia della scultura da viaggio. Per questo si chiama scultura da viaggio. Sono state fatte poi altre edizioni completamente diverse, grandi, piccole. Insomma, è stato tutto
una linea di Munari su queste sculture. E con testi sia di Munari che di altri poeti di tutto il mondo che hanno preso questa idea, che hanno trovato estremamente poetica e estremamente, come dire, particolare. Ecco, insomma, quella è la figura di Bruno Munari. Pronto? Chiama Peter Pan. Ma chi, quello che vola? Già, Peter Pan. Peter Pan! Nella puntata su Munari ci sta bene uno come Peter Pan. Peter Pan! Peter! Chicchirichì! È lui, è la sua sigla. Ma da dove viene? Dall'isola che non c'è. Dove vivo da moltissimo tempo. Però sei nato a Londra. Ma sono fuggito da casa il giorno stesso in cui nacqui. E perché? Fuggì perché odi papà e mamma discorrere di quello che avrei fatto allorché fossi diventato un uomo. Io non vorrò mai diventare un uomo. Io voglio restare sempre bambino e vivere spensierato. Questa si chiama la sindrome di Peter Pan. E penso proprio di avercela anch'io. Così fuggì nei giardini di Kensington e vi rimasi a lungo con le fate. Ma con le fate? Ma dai, Peter, mica esistono le fate. Devi sapere che il giorno in cui il primo bambino sorrise per la prima volta, il suo sorriso si spezzò in mille frammenti. I frammenti rotolarono via tutto intorno sgambettando e così ebbero origine le fate. Mi piacerebbe crederci. Non riesco proprio a capire dove Trilli sia andata a finire. Spiega ad Aldo chi è Trilli, per favore. La fata che mi è venuta presso dall'isola che non c'è. È qui, deve essere giù da voi. È una grande ficcanaso. Peter, non vorrai mica dirmi che in studio c'è una fata. Non la odi per caso? Ma io odo soltanto un suono simile al tintinnio di campanelli. Bene, questo è Trilli, è il linguaggio delle fate. È lì sulla telecamera. No, non puoi vederla. E perché? Perché è molto piccola e poi si muove sempre. Ma vorresti che diventasse la tua fata? Sì, perché no? Trilli, questo bambino chiede se vuoi diventare la sua fata. Ti ha chiamato bambino, mi sa che non ti vede. Come sei cattiva, Trilli! Perché? Che ha detto? Beh, ha detto che Aldo è uno sciocco e brutto somaro. Come ti permetti? Lascia perdere. Ah, mi ha tirato i capelli! Basta, Trilli! Trilli dice che ti strapperà i capelli ogni volta che aprirai bocca. Accidenti, è proprio cattiva, Trilli. Dipende, o buona o è cattiva. Le fate possono essere soltanto una cosa o l'altra, non tutte e due insieme. E perché? Perché essendo così piccole, hanno lo spazio sufficiente per ospitare un solo sentimento alla volta. Naturalmente possono cambiarlo via via, ma devono cambiarlo per intero. Perciò, fino a quando Aldo dovrà tenere ancora la bocca chiusa? Un modo per rabbonire Trilli è quello di raccontare una favola. Ne sai favole, Aldo? Sì, ne so tantissime. Trilli, te ne racconterò. Ma che ha detto? Che è felice come una rondine. E perché proprio come una rondine? Le rondini amano le favole. Lo sai perché costruiscono il nido sotto le grondaie delle case? Per ripararsi. No, per poter ascoltare le favole che le mamme raccontano ai bambini prima che si addormentino. Ora vi saluto e volo via, all'isola che non c'è, mi aspettano. Peter, ma dimmi un po', ma è difficile volare? No, è semplice. Pensa a cose straordinarie e stupende. Saranno essi a trasportarti in alto. Soltanto chi è spensierato, innocente e senza cuore è capace di volare. Mi pare che si contraddica un po' il ragazzo. Se vuoi ti insegno, Aldo. Ma davvero? Sarebbe magnifico. Invece di star lì in quello sciocco studio, potresti volare con me e scherzare con le stelle. Magari. Ma non stare a sentire. Ti insegnerò come saltare in groppa al vento. Peter, insegnerai a volare anche al maestro? Se lo desidera. No, a me lasciatemi a terra, per carità. Anzi, me ne vado subito. Chicchirichì! Chicchirichì! Ecco, con questi due chicchirichì introduciamo l'architetto designer Marco Ferreri, che è stato uno stretto collaboratore di Bruno Munari. Il mio ricordo di Bruno, credo il più forte, è quello legato alla famiglia, in quanto lui per me era forse il fratello più piccolo, a volte il papà, la mamma. E poi ricordo di lui, non posso fare a meno di ricordarlo insieme alla Dilma, insieme a Giordano, che
è il fratello di Bruno, sposato con la sorella di Dilma, che è la moglie di Bruno. Insieme a Dante, insieme alla Emma, alla Esther, insieme agli amici, quando si andava a Montolimpino, che è una località vicino Como, dove Bruno amava passare le vacanze estive e dove, come sempre faceva, lavorava giocando. A Montolimpino Bruno cercava sassi, radici, foglie, sentiva il vento, i rumori, i suoni e poi li componeva insieme e faceva delle cose straordinarie. Una delle cose bellissime che mi sono rimaste così è questo polpo, forse un polpo, forse qualcos'altro. Ed è una delle cose che faceva Bruno, che poi sono come dei grandi promemoria, dei promemoria tridimensionali, e lui riportava nel suo lavoro, nelle sue architetture, negli allestimenti, nei disegni, nella grafica, nelle cose che magari per i critici diventano più serie, però sempre tutto era il gioco, sempre tutto era la famiglia, erano gli amici, era lo stare insieme, era crescere insieme, era avere degli scambi fantastici su cosa potesse essere un viaggio lungo una settimana intorno a un sasso che stava lì, 3 metri più in là. Abbiamo scomodato Luigi Pirandello, Achille Campanile, adesso è la volta di Lewis Carroll, perché questa sedia per visite brevissime sembra proprio un'invenzione per Alice nel Paese delle Meraviglie. Che funzione avrebbe? Non ci si può sicuramente sedere sopra. Sì, per gli ospiti senza sorriso, mi pare Munari. Così la definita. Sì. Ed è un, come dire, un ornamento della casa. Forse no? Sì, forse è anche un oggetto serissimo in fondo, come molte cose di Munari, anche se poi fanno sorridere o scardinano una regola. Il progetto originale è del 1945. Immediatissimo dopoguerra. Sì. D'altra parte erano proprio gli anni in cui Munari non soltanto realizzava questo oggetto, ma anche l'orologio Swatch poi prodotto di recente è l'erede di un orologio che Munari si era fatto per sé in quegli anni, proprio come prototipo. E anche quello sembra provenire direttamente dal Paese delle Meraviglie di Alice. Anche quello, sì, che si chiama Tempo Libero. Qui, questi sono dei suoi posaceneri. Sì, questo è forse uno dei suoi oggetti più famosi, questo. In assoluto, sì. È il portacenere cubo. Un semplice cubo senza una faccia di melamina e poi un foglio di alluminio piegato, tranciato. Che ha avuto una gran diffusione. Un grande successo, grande diffusione. Divertente, un'ultima versione che Munari aveva pensato per la sua festa di compleanno dei 90 anni, voleva realizzare una versione con scritto "fumate dopo". Che è, anche in quello è Munari, cioè non è né un vietato, né un proibito, né un è nocivo. Questo invece è un carrello che Munari dice esattamente qualcosa tipo che siccome non ha stile può stare con qualsiasi stile, proprio così. Come una lampadina. Come una lampadina, faceva l'esempio della lampadina, esatto. Ecco, questo invece è un oggetto pressoché sacro che è un gioco per bambini. Esemplifica il rapporto di Munari con i materiali. Quando fu scoperta, inventata la gomma piuma, fu chiesto a autorevoli designer di progettare qualcosa. E Munari, invece di pensare a delle poltrone o a dei divani, fece questa scimmia. Come si chiama? Zizi, ed è un oggetto anche questo molto importante nella storia del design italiano, tant'è che ha vinto un compasso d'oro nella prima edizione. Qui c'è la fotografia della radiografia di Zizi, ecco, se la facciamo vedere alla telecamera, che è di filo di rame con le estremità ripiegate per evitare che qui si bucassero le zampette, che il bambino si potesse... E in ogni caso per evitare delle ferite al bambino, al limite, ecco. Ecco, proprio... sempre quest'amore, questa sollecitudine, sì. Tenerissima per i bambini. Però c'è anche un gatto più o meno dello stesso tipo. Sì, c'è un gatto, tipo. Anzi, di qualche anno prima, si chiama Gatto Meo Romeo, che funzionava ed era costruito nello stesso modo. E questo invece è l'abitacolo che tu hai montato nella puntata scorsa, ti ricordi? Sarebbe due letti gemelli per ragazzi. Sì, è una stanza nella stanza, è anche questo un pensiero
rivolto ai bambini che hanno bisogno di un loro spazio ben preciso all'interno delle nostre case, e allora prevedendo che comunque gli armadi siano già all'interno dell'abitazione armadi a muro, pensava Munari, tutto il resto dell'universo dei bambini può stare in questo oggetto che si chiama abitacolo, appunto, in cui c'è il letto, ci sono i ripiani, c'è la libreria, c'è un piano per scrivere. In un meraviglioso disordine organizzato. Sì, lui pensava a una struttura neutra che poi il bambino potesse in qualche modo... Ed è piaciuto ai bambini, che lei sappia. Adesso vediamo di quando è il progetto? Del 71. E noi vediamo una scheda sulla costruzione di abitacolo. Nell'antica Grecia l'arte si chiamava tecne, cioè tecnica. Nell'antico Giappone l'arte si chiamava asobi, che vuol dire gioco. Quindi quello che io cerco di fare nella mia attività è di mettere insieme il gioco con la tecnica, il caso con la regola, l'equilibrio degli opposti. L'esigenza della Robot nel 1960 era quella di porsi sul mercato con una linea propria, un marchio riconoscibile anche dal grande pubblico. Però aveva il vincolo di essere comunque un'azienda che fabbricava soprattutto oggetti in tondino di ferro. Munari, d'altro canto, aveva la voglia di produrre mobili dedicati all'infanzia e l'abitacolo unisce queste due esigenze. Devo provare a immaginare il rapporto e l'atmosfera che c'era tra mio padre e Bruno Munari ai tempi in cui decisero di mettere in piedi l'abitacolo. Immagino comunque un'atmosfera dove due persone si raccontano un po' quelli che sono i loro sogni e le loro ambizioni al fine di arrivare a un progetto comune. Un ambiente che oggi è difficilmente riscontrabile nelle aziende. Sicuramente oggi c'è molto più spazio dedicato al marketing, al mercato, alla possibilità di vendere, al tipo di immagine che l'azienda deve mettere sul mercato. Dal punto di vista progettuale, l'abitacolo ha diverse caratteristiche molto importanti, a partire dalla scatola d'imballo in cui l'abitacolo viene racchiuso, completamente ripiegato, e l'abitacolo pesa solo 65 kg. Ci sono dei moduli di 20 cm lungo i quali si possono muovere tutte le componenti dell'abitacolo, per cui due ripiani possono essere spostati di 20 cm in 20 cm in altezza. Stesso discorso vale sia per le mensole che per i cestelli, possono essere posizionati dal bambino secondo questo modulo di 20 cm. Per come è costruito, enfatizza le caratteristiche del filo metallico, la leggerezza, la non visibilità e soprattutto il contenimento dei costi, perché la lavorazione del tondino è comunque una lavorazione economica. Il pregio dell'abitacolo è di aver dato al tondino di ferro la dignità dell'arredamento. L'abitacolo è il primo di una serie di oggetti pensati e realizzati in tondino di ferro presentati dalla Robot sul mercato. La scelta di Robot di affidarsi attualmente a un designer come Enzo Mari è proprio dovuta al fatto che Enzo Mari non è uno che si arrende facilmente al mercato, per cui ha comunque la forza di proporre qualcosa di innovativo e a rispondere solo a bisogni già espressi e non a bisogni che devono ancora esprimersi. Ecco, da Enzo Mari torniamo a Munari e al suo rapporto con l'industria. Per esempio, questa lampada può in qualche modo simboleggiare un approccio di Munari all'industria, all'industria delle calze, mi pare. A suo modo, sì, sì. Perché Munari, c'è proprio questo famoso aneddoto che lui stesso raccontava, questa lampada è lampada Falkland, per danese. Il progetto nasce intorno al 1963, poi si sviluppa nell'arco di un anno e nasce da questa intuizione di Munari di provare a utilizzare un materiale non tradizionale rispetto al mondo del design. Per cui lui raccontava di essere andato in una fabbrica di calze
per chiedere se gli avrebbero mai fatto una lampada e loro gli rispondono no, non facciamo lampade, vedrete che le farete. E la fece. E la fece. Ecco, un altro rapporto durato addirittura 70 anni con una, diciamo, un ramo dell'industria, quello di Munari con l'editoria e la grafica. Sì. Questi sono molti esempi di opere di Munari e poi di opere altrui con l'allestimento grafico, sì, la copertina, grafica, l'impostazione sì, grafica di Munari, anche la famosa collana Politecnico di Einaudi. Certo, è un progetto grafico di Munari, ma molte collane Einaudi, ad esempio, hanno una grafica Munari, alcune anche meno conosciute della Politecnico. Politecnico è quella, il grande quadrato rosso su campo bianco, sì. La collana 100 pagine diretta da Calvino aveva la grafica di Munari, ci sono dei racconti sì, straordinari di Giulio Einaudi che raccontava di questo gruppo, faceva parte Calvino, Bollati, Cerati, Einaudi e lo stesso Munari, che si trovavano una volta a settimana e facevano le copertine, Munari faceva le copertine in tempo reale, tagliando, incollando. E qui invece sono le stoffe di Munari. Lui inventò un modo nuovo anche di stampare i tessuti. Sì, su quello che chiamava lui l'uso del vietato, inventa, possiamo proprio dire, questa collezione di tessuti che si chiama La regola e il caso, che nasce da un invito da parte di questo signore che poi è diventato complice di Munari in questa avventura, come sempre nel design, tanto più quello italiano, si faceva un rapporto stretto con l'imprenditore, con l'industriale, che in questo caso era poco più che un artigiano, possiamo dire, e si inventano questo modo di produrre queste stoffe che nasce dall'osservazione su come normalmente venivano prodotte e stampate. E quindi fanno tutto al contrario? Fanno tutto al contrario, perché Munari va a visitare questa fabbrica, si accorge che un tessuto prestampato normalmente passa sotto dei rulli, eccetera, eccetera, chiede a un certo punto cosa non deve mai succedere, guai se perde quel tubo. Signor Munari, perché ci si sporcano, cioè, le stoffe. Se il tubo è bucato. Se il tubo è bucato, insomma, allora si macchiano le stoffe. Si macchiano e si rovinano, insomma. Allora Munari ragiona proprio su questo, che anche in questo caso è un divieto. Torna in ufficio, si fa portare un pennarello, traccia delle righe su un cartoncino, poi si fa portare dell'acqua, butta l'acqua, spruzza l'acqua su queste righe che aveva appena tracciato col pennarello. L'acqua ovviamente rovina questi tratti, ma Munari aveva in quel momento inventato un nuovo procedimento, per cui si mette poi a punto della stoffa macchiata. Questa macchina, che hanno poi chiamato macchina della pioggia, dove un tessuto prestampato attraversa a un certo punto un tubo che perde colore, perde vernice in modo apparentemente irregolare, diciamo così. Ed ha avuto successo la stoffa macchiata? Ma non so quanto abbia avuto successo, perché la cosa divertente è questa, che poi la gente e i rivenditori, insomma, l'acquirente voleva sempre la stessa macchia, per cui non aveva capito che il gioco era che erano sempre diversi. Era così, casuale. Per cui, ovviamente, per cui, insomma, forse fino a un certo punto. Ho letto anche che una volta Munari fu invitato alla Biennale di Venezia a esporre e un autorevole critico gli disse: beh, è il momento che tu faccia degli oli su tele. E sì, lui che fece? E lui cominciò a pensare a una campionatura di vari tipi di oli su vari tipi di tele, ma delle macchie proprio, per cui c'è il famoso lenzuolo con olio di lino su tela di lino, poi c'è olio di papavero su tela di juta, olio di semi di arachidi su canapa e così via, insomma. E hanno avuto, saranno andati a ruba, immagino. Beh, queste nel mondo dell'arte sono delle opere importanti. Ecco, adesso un altro intervento, che è quello di Maurizio Corraini, editore di molte pubblicazioni di Munari, anche dei suoi libretti di poesie, anzi ne leggerà una, però le leggo meglio io. Occupa molto spazio, ma non sempre gira su se stessa, si apre e si richiude, leggerissima, senza peso e senza colori. Quando è aperta sembra chiusa, si destreggia anche a sinistra, in certi aspetti è un oggetto sinistro, il foraggio non le manca, mentre col tempo si rade la mente. Mente, è giorno o è notte? Questa è una degli scritti, delle poesie che Bruno Munari ha voluto
raccogliere in un libro che si chiama Emozioni. Ecco, il mio lavoro sui libri comunari risale ormai a diversi anni fa, forse i primi rapporti sono stati all'incirca una ventina di anni fa, sono cominciati con il lavoro di galleria, avendo io anche una galleria d'arte. E da lì lui, che sa benissimo dove vuole andare e come far fare le cose alla gente, è riuscito a trasformarmi in un piccolo editore solerte che lo ha seguito, bontà sua e per merito suo, in alcuni passaggi che sono divertentissimi. Ha disegnato libri improvvisamente, mi telefonava e mi diceva: ho voglia di fare un libro sulle cartoline. E io gli dicevo: tu fallo che io lo stampo. E lui 3 giorni dopo mi telefonava e mi diceva: il libro è pronto, vienlo a ritirare. E io andavo subito di corsa, immediatamente, mollavo tutto e andavo a vedere questo piccolo progetto che lui aveva voluto regalarmi o fare, insomma. Lui era cattivissimo, perché entravamo in studio con lui, che è un luogo magico, sempre splendido, parlavamo di tutto, delle mostre che dovevamo preparare, delle grafiche che stavamo studiando, dei nuovi artisti giovani con i quali si stava collaborando, e mai tirava fuori questo libretto, che era lo scopo del mio viaggio, vero e reale, insomma, però era un gioco al quale io mi prestavo. Sapevo che poi a un certo punto lui avrebbe aperto un cassetto e avrebbe tirato fuori magicamente questo piccolo Menabò, che era già di per sé stesso, profumava di qualità, insomma, no? e di inventiva. E poi lo guardavamo assieme, ridavamo, giocavamo e scherzavamo su queste impressioni o su questi giochi che lui faceva. Molto bene, grazie Anna, Stefano, regista, tecnici, truccatrici, sarte. Grazie in modo particolare a Beppe, e non Peppe alla romana, Finessi, che si è fatto apprezzare per la sua intelligenza ed effervescenza. Prima di concludere definitivamente, perdonatemi, vorrei leggere un'altra breve poesia di Munari che si chiama Ultime notizie dal fuoriterra. Il famoso stabile crollò improvvisamente. I mobili erano fissi, gli infissi erano mobili. Il custode custodiva un segreto. L'avvocato di grido era sordo. I geometri fecero quadrato. L'idraulico non capiva un tubo. Il ragioniere era appena stato operato di calcoli. L'imbianchino arrossì, non aveva dato la seconda mano. L'affresco venne ultimato in agosto. I figli del pianista giocavano sempre sulle scale. I parenti stretti abitavano in Via Larga. Ti è piaciuta? No. Nemmeno questa? No, no. Ma che libri leggerai? Mi sa che non leggi mai un libro. No, maestro, guardi che io leggo, eh. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Sentiamo. Le istruzioni del telefonino. Ecco. Dio mio, dove andremo a finire? Arrivederci. Arrivederci. Dove andremo a finire?